Ecco, allora oggi facciamo delle calottine con il filo metallico. Avvolgiamo le perle e poi costruiamo una calottina. Ecco, lo faccio io, che sono Orazio, vedete? Ciao! Con la mia collaborazione. Ciao a tutti, un bacio. Spero vi piaccia. Ciao! Ed ecco qui il materiale che vi servirà. Del filo, prima di tutto, può essere qualsiasi tipo di filo. Io userò del filo di rame, il diametro in questo caso è 0,6 perché sto utilizzando delle pietre piuttosto grandi. Sono pietre e perle da 0,8 di diametro, come queste. Poi le solite pinze con le punte coniche, una pinza possibilmente come questa, se l'avete, questa ha becchi ricurvi, o anche questa, volendo anche questa a punte piatte, e naturalmente la taglierina. Ecco, ho prelevato dal rocchetto che avete visto circa 18 cm di filo. È una misura che va abbastanza bene per una pietra di questa dimensione, di 8 mm. Poi però potete naturalmente scegliere voi quanto deve essere lungo questo filo a seconda del risultato. Allora, prendiamo un capo del filo, misuriamo circa 8-9 cm, non di più, diciamo 8, almeno su questa lunghezza. Lo afferriamo in questo punto. Prendiamo una pinza e creiamo un angolo di 90 gradi in questo modo. Vedete? 90 gradi così. Adesso prendete la parte più corta di questo filo e su questa parte corta create un cosiddetto nodino ad orefice. Praticamente si fa questo, si crea un'asola e la si chiude. Allora vedete come ho afferrato il filo. Ok, se si possa vedere. Allora, la grandezza dell'asola la deciderete voi naturalmente, io non farò un'asola molto molto grande. Allora, portate il filo corto dall'altra parte delle pinze, poi di nuovo qui dovrò uscire, se no non posso lavorare. Ok, adesso con l'occhio sul vostro lavoro dovete centrare l'asola, vedete, in questa maniera, penso che si possa vedere anche da questa distanza. Ok, la centrate, dopodiché chiudete l'asola con un paio di giri di filo attorno che siano stretti e ravvicinati. Poi questo tenete un po' diritto. Ok, stretti e ravvicinati, vedete? In questa maniera. Ok, allora adesso vi fermate qui su questo lato, non tagliate nulla, lasciate così com'è in sospeso, poi infilate sulla parte lunga del filo la pietra, la perla che avete scelto, la portate ben giù in questo modo. Allora, fate caso che tra asola, ok, la raddrizzo, tra asola e pietra ci sono circa un paio di millimetri di spazio. Io devo ricreare naturalmente questa situazione sull'altro capo del filo, devo fare un lavoro, diciamo, speculare, quindi mi servono 2 mm di spazio per avvolgere il filo. Per pratica, diciamo così, ed esperienza, perché naturalmente non c'è nessun calcolo difficile dietro, so che con la punta della pinza a punte coniche posso coprire questa distanza di 2 mm più o meno, quindi l'afferro, porto il filo giù, faccio quello che ho fatto prima, non mi sto curando molto della direzione di dove vadano i due fili perché non è importante secondo me. Vedete cosa ho fatto? Un angolo di 90 gradi, ok? E ripeto la stessa cosa, creo un nodino ad orefice. Come vi ho detto molte volte, se temete di non riuscire a fare l'asola della stessa grandezza, le due asole della stessa grandezza, disegnate con un pennarello indelebile un punto sulle pinze a punte coniche che poi vi farà da guida per questa misura, per questa forma. Porto il filo di là, lo afferro di qui, adesso questo mi dà un po' di fastidio, quindi magari, ok, lo ruoto un po'. Sempre occhio sul lavoro, tiro bene, perché devo creare un'asola che adesso vado a chiudere come ho fatto prima. Faccio un giro, due giri, tiro un po', se no si sovrappongono. Ok, siamo a questo punto. Vediamo se l'ho centrata. Vedete? Allora adesso con questa presa, vediamo un po', il filo è molto morbido questo filo che ho comprato, però va bene per questo lavoro. Allora, con questa presa, oppure potreste essere un po' scomodi, soprattutto se non avete molto, molta pratica, oppure con quest'altra quindi presa, facciamo così, ok?
Tenete l'asola, il nodino, lo tenete e continuate ad avvolgere il filo per creare una spirale piatta. Stringete, ma non troppo, sennò vi si sovrappongono i giri e poi non riuscite. Quindi vedete, in questo modo, una spirale piatta che faccia da calottina sopra alla pietra. Lasciate il filo in sospeso, lo sposto perché so già che mi dà fastidio, lasciatelo in sospeso sul lavoro, prendete l'asola dall'altra parte, la seconda asola, vedete, e fate la stessa cosa, quindi un po' di giri attorno, fate lo stesso numero di giri e create una calottina senza stringere moltissimo, sennò vi si sovrappongono i cerchi. Ok, cerco di fare una cosa che sia più possibile simile, anche se nulla vieta che si possano fare più giri da un lato che dall'altro, insomma si può poi sempre creare quello che si vuole, però faremo 3-4 giri da un lato e 3-4 giri dall'altro, vedete? Allora adesso possiamo tagliare. Allora tagliate tenendovi abbastanza corti, perché poi si fa fatica a sistemare il filo. Ecco, è partito, non doveva partire, infatti bisogna sempre tenere così. Allora adesso dovete accostare questo pezzetto di filo alla spirale, e questa è la fase magari un po' più delicata, perché bisogna stringere piano, spero si possa vedere, bisogna stringere piano perché altrimenti si sovrappongono i cerchi e si deforma la spirale, quindi con molta cautela. Ok, vedete, poi magari io potrei fare anche così, perché vedo che questo non è bellissimo. Lo apro e lo ritaglio un pezzettino, poco, e lo richiudo. Ok, così è un po' più ordinato, un po' più pulito il disegno. Lo abbasso, ok, avete visto? Avvicinate delicatamente e avete creato da soli praticamente una calottina che è come una coppetta di quelle che si comprano per avvolgere, per decorare le perle. Una cosa importante che non vi ho detto, prima di chiudere il secondo anellino, la seconda asola, potete agganciare, quindi prima di avvolgere, potete agganciare a questo elemento altri elementi che vi servano per completare il disegno, potete afferrare per esempio anche una catenina e così farne parte di un vostro gioiello. Spero vi piaccia. Ciao!